Munera Castrensi, Ludi Gladiatori. Perfetto. Hai rubato la mia viltà, lasciandomi solo il coraggio come umile viatico per affrontare questo piceo abisso. E in questo vuoto vischioso la mia volontà arranca, padre tempestoso. Rivestimi con la pelle del leone e ti prego, donami la forza per divorare questa oscura voragine. Si entra nell'anfiteatro. Cosa è cambiato al passato? Poco niente. Le armature si sono evolute grazie agli Etruschi, ma i combattimenti sono sempre a torso nudo. Le armi sempre di punta. Bisogna creare duelli di grandissimo equilibrio, perché equilibrio significa duelli che durano a lungo, che creano stanchezza. La stanchezza porta le prime ferite, i primi buchi, il primo sanguinamento, il primo soffrire. E il primo soffrire significa il primo essere eroi. Nonostante l'impossibilità di continuare per il dolore e la fatica, il gladiatore deve incarnare Ercole, alzarsi e continuare tutte le volte che il pubblico lo vuole. Ecco la novità dei romani. Mentre prima si alzavano e basta, finché potevano, ora è il pubblico dei romani che decide. Può rialzarsi il gladiatore durante un munus? Sì o no? Se sì, se è stato eroico, se merita ancora un momento, si alzerà e continuerà a combattere. Se no, andrà in giudizio, vita o morte. E siccome non era soltanto il latino la lingua parlata, c'erano anche chi parlava greco, aramaico, celtico, era il linguaggio delle mani quello che decretava la vita o la morte. Il pollice indicava il tintorium, un'arma destinata a uccidere lo sconfitto, il pollex. E se posto in questa maniera, col resto delle dita che puntano verso il basso, verso il suolo, il confine tra il regno dei morti e dei vivi, era pollex versus o conversus, morte. E questo sarà quello che dovrete fare quando arriverà il munus del giudizio. Ma se si vuole salvare la vita di un gladiatore che abbia combattuto eroicamente, si richiede che il tintorium, l'arma mortale, venga riposta nel fodero. Ed ecco che il pollex, l'arma mortale, verrà compressa dal resto delle dita. Pollex pressus. Di questi munera, che gli stessi principi, Lusitani e Galli, si offrono spontanei per fare il munus gladiatorio. Sangue è conosciuto da tempi immemori. Aiace Telamonio contro Ulisse, d'Arete Dentello, i funerali per Patroclo, amico di Achille. Ma mai si era visto un duello funerario armato.
E questo capiterà in Italia, in Campania, nel IV secolo a.C. Prima attestazione di duelli armati in occasione di un funerale. In occasione della morte di un personaggio importante, in un rito estremamente privato, a circolo racchiuso, cittadini, non schiavi, cittadini combattevano tra di loro. Perché? Lo sappiamo grazie alle pitture. Vediamo questi guerrieri. I campani avevano una cultura greca, con elmi greci, parastinchi greci, scudi alla greca, ma non hanno la corazza. Perché? Non usano armi da guerra, altre con armi corte. Ed ecco i mucrones. I mucrones diventeranno l'arma tipica della gladiatura fino ai romani. Sono pugnali, sono daghe, che non hanno il filo, non sono armi militari. Mai il mondo gladiatorio conoscerà lame affilate, soltanto punte, spicula nelle lance, mucrones o micrones. Per versare sangue è conosciuto da tempi immemori. Aiace dell'Amonio contro Ulisse, da rete dentello, i funerali per Patroclo, amico di Achille. Ma mai si era visto un duello funerario armato. E questo capiterà in Italia, in Campania, nel IV secolo a.C. Prima attestazione di duelli armati in occasione di un funerale. In occasione della morte di un personaggio importante, in un rito estremamente privato, a circolo racchiuso, cittadini, non schiavi, cittadini combattevano tra di loro. Perché? Lo sappiamo grazie alle pitture. Vediamo questi guerrieri. I campani avevano una cultura greca, con elmi greci, parastinchi greci, scudi alla greca, ma non hanno la corazza. Perché? Non usano armi da guerra. Thank you.